Nell'abbraccio del Pandrin. Meditazioni quotidiane per conoscere, amare e onorare Dio Pandrin. Gesù procede dal Pandrin. Giunta la sua ora, Gesù si rivolge al Pandrin e gli affida i suoi assicurando: essi li hanno accolti e sanno veramente che sono uscito da te. E hanno creduto che tu mi hai mandato. Conoscere Gesù significa comprendere più profondamente che Egli è uscito dal Padre ed è venuto a farlo conoscere a noi. Nell'incarnazione di Gesù e nella sua venuta nel mondo, il Padre Celeste si manifesta a noi in modo eccezionale. Gesù è la testimonianza vivente della bontà del Padre. Ogni suo passo, ogni sua parola, ogni sua azione testimonia colui che lo ha mandato, e la sua testimonianza è vera. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Beati coloro che sono in grado di comprenderlo. E sono convinti che la suprema opera di amore del Padre Celeste è quella di venirci incontro nella persona del suo Figlio. Beati coloro che, alla luce dello Spirito Santo, penetrano il mistero dell'amore tra il Padre e il Figlio. Beati coloro ai quali viene rivelata la parola di Dio e che giorno dopo giorno trovano in essa il nutrimento per la loro anima. Beati quelli in cui la parola di Dio trova posto, perché possa permeare il loro cuore. Beati coloro che hanno trovato il vero nutrimento nei pascoli eterni di Dio e lo condividono con i loro fratelli e sorelle. Beati coloro che non cercano altro che ciò che ha soddisfatto Gesù. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. E compiere la sua opera. Beati quelli che credono senza aver visto.